Mister, è una sfida affascinante, anche se la classifica in questo momento dice che la Paganese ha 3 punti e ne meriterebbe sicuramente qualcuno in più, e il Lecce invece addirittura sotto senza neanche una vittoria. Sì, una sfida affascinante, soprattutto perché comunque il blasone del Lecce è un blasone di tutto rispetto e ci vuole anche il massimo rispetto per la squadra che hanno costruito, che è una squadra di buonissima caratura tecnico-tattica, forse la migliore del campionato in tutti i sensi. Nessuno si può permettere Ferrera Pinto di lasciare fuori, da come sembrano le voci della formazione, un Ferrera Pinto, Melara, Sales E chi e più ne ha più ne metta. Dumbia, e quindi voglio dire Miccoli, Bellazzini, voglio dire, lasciamo stare, insomma, è da un punto di vista così dell'organico una squadra veramente che fa paura. È bellissimo, è bello affrontarla. Speriamo che, voglio dire, che ci sia una bellissima partita di calcio dove gli aspetti tecnico-tattici agonistici prevalgono sulla paura delle rispettive squadre di dover fare il risultato. Lei si aspetta cosa in più dalla sua squadra? Risultato. Solo quello? Sì, diciamo che la nostra squadra sta esprimendo un calcio non bellissimo perché è inutile farsi prendere da facili entusiasmi. Un calcio non molto propositivo, ma un calcio ordinato, un calcio geometrico, ordinato soprattutto, un calcio ordinato soprattutto nella fase di non possesso e mi aspetto un qualcosa di più nella fase di possesso perché ci lavoriamo tanto e dobbiamo essere un po' più mentalmente più propositivi nel voler attaccare gli spazi, la profondità. Purtroppo quando non ci si riesce ci sono tanti motivi.